lo saprei nascondermi dentro e fuori dalle... Allora, come nostra abitudine, questo volesse soltanto un primo tempo, una chiacchierata iniziale, con la possibilità a tutti coloro che vorranno di porre delle domande a Carolina Crescentini. C'è un microfono che, se qualcuno vuole cominciare, arriva rapidamente, così rispondiamo anche alle vostre curiosità. Non resiste. Ci fa piacere. La schiettezza autentica di Carolina Crescentini. Ci ha fatto vivere questa esperienza con Moltaldo come sì, ma è proprio... come fossimo stati lì. Ma sarà proprio bello. E allora volevo chiederle quell'altra meravigliosa esperienza che credo non capiti agli attori nella loro vita, con animali come i delfini. Io sono rimasta affascinata a vedere questo e non ho mai visto dal vivo un addestratore di delfini e non ho goduto di uno spettacolo di questi animali prodigiosi. Però lei ci ha fatto capire che quando si è trattato di prendere confidenza con queste creature stupende, lei ha poi via via vissuto delle emozioni che io ho colto nelle sue parole. Allora, volevo sapere se questa emozione straordinaria vissuta con questi animali le ha lasciato qualcosa che l'ha arricchita, sì, e che ha giovato poi, per esempio, per il film di Moltaldo. Se lei si è sentita più ricca di prima, più capace di prima, dopo quell'esperienza. Grazie. Sì, grazie a lei. Beh, i delfini, quell'esperienza, ma anche lo stare in un habitat che non è tuo, perché tu devi metterti in acqua, non è che vengono loro da te, si salivano sul bordo, però mi ha dato una disponibilità. Lo so che questa cosa non ha senso, però sono gli occhi puliti la cosa che mi hanno lasciato, perché la sensazione di leggerezza e pulizia è stata la più grande dopo l'esperienza dei delfini. E Anna, secondo me, è molto pura. Come loro, e quel gioco, quell'essere piccolo però di 3 metri e mezzo, Anna secondo me è anche il risultato di quella esperienza lì. E poi come persona mi ha lasciato tanto, mi ha lasciato la voglia di tornarci, assolutamente. E come attrice, visto che comunque ho dovuto fare anche cose per le quali avevo paura, per esempio c'era quel salto che dà lo schiaffo sull'acqua e il delfino salta. Allora, gli addestratori me l'avevano vietato, perché poi in Italia ci sono delle cose che sono vietate. Io sono tignosa, Brizzi si è tramontato e ho detto ok, facciamola, con la coda del delfino che ti passa qua e dici morirò da un momento all'altro, va bene. Quella cosa mi ha lasciato la voglia di mettermi, a disposizione di un personaggio per qualsiasi cosa, nel senso, se è possibile io la controfigura non la vorrò mai. Se posso, se mi danno il tempo di allenarmi, io voglio fare tutto, anche questo, anche le cose in cui puoi farti male, che è un discorso volendo anche sbagliato, ma che quando tu hai finito il lavoro è un'esperienza in più, non solo come attrice ma come persona. Insomma, a casa mia c'è una foto così enorme con me e il delfino e ogni volta che la guardo mi viene una sensazione di leggerezza e di pace. I delfini mi hanno lasciato proprio quello. Infatti quando io mi sento un po' così, avrei tanto voglia, poi non lo faccio perché è sempre un po' un problema arrivare laggiù, ma avrei tanto voglia di tornare lì, anche a dargli da mangiare, che poi non è detto che mi facciano rientrare perché è vietato in Italia avere il contatto con i delfini. In Portogallo te lo fanno fare, ma in Italia no. Però è un piccolo rifugio. Poi sono tutte persone pulitissime, gli addestratori vengono tutti da Russia e Portogallo, hanno lasciato la vita, le loro famiglie, tutto soltanto per seguire e aiutare i loro delfini. E quindi senti proprio un ambiente pulito. E allora ogni tanto c'è proprio voglia di tornare là. No, ma andate allo Zoo Marina, a Torvaglianica. Credo che adesso sia chiuso, ma in primavera riaprirà.
Io sono andata prima delle riprese con il mio fidanzato e sono diventata una bambina di 5 anni, ho fatto anche il tronchetto dell'acqua, perché è proprio un'emozione tra delfini e foche, una cosa bellissima, andate, perché è proprio bello. Qualche altra domanda? Solo come persona o come attrice? No, che sverrai molto prima. E se lo dico forse non sia vero. No, spero prima o poi. Oddio, no, queste ragazze sono rischiosissime. Però vabbè, ora tento arrampicandomi sugli specchi. Spero di avere una seconda possibilità, come nel film di Montaldo, per fare un altro film di quelli che mi hanno dato la spinta iniziale, nel senso non che non li stia facendo, ma di quelli con la responsabilità di tutta la storia del cinema addosso, di quelli che il giorno dopo si studiano all'università, insomma, ecco, rischiosa questa narrazione. Va bene, l'ho detto. Senti, invece da spettatrice vai molto al cinema. Cinema, DVD, sì, e l'ultimo film? Ma l'ultimo film o comunque ecco, le tue preferenze in genere, autore, spaziamo. Allora, sugli stranieri mi piacciono tutti quelli che aprono una porta e ti portano altrove, ovvero Tim Burton, Cronenberg, Lynch, Paul Thomas Anderson. Mi piacciono proprio le persone, i cinefili che creano un altro mondo. Poi per carità, lo stampo adoro anche Galloccio, però mi piace poter andare via. Lynch è una dipendenza, anche se è un rapporto difficile il nostro, però perché si impossessa di me per mesi. Anche il Land Empire, per esempio, non l'ho visto al cinema, l'ho visto in DVD. Grande pecca per una linciana come me. Però perché non ero pronta in quel periodo, perché stavo lavorando, e non mi andava di farlo così, dovevo essere in condizione. L'ho visto qualche mese fa, e è un'esperienza totalizzante, perché lui non ti dà solo un film, lui ti dà proprio un'esperienza totale. Stupendo. Ecco, italiano, secondo me, questa affermazione è pericolosa ancora, l'erede di Paul Thomas Anderson, escludendo il petroliere, credo che sia Soldini. Non so perché, ma i suoi film sono la stessa apertura verso un altro mondo. Agatha la tempesta, che mi piace molto, soprattutto per questa cosa che lei manda tutto in blackout, e anch'io uno strano rapporto con le cose elettriche. Poi ecco, sono io, ecco sì. Un effetto. Un classico. Vabbè, adoro Sorrentino, tanto, mi piace moltissimo. Crialese, ho trovato un nuovo mondo, stupendo. Virzì, Verdone da Romana, così, e adesso devo andare al cinema a vederlo assolutamente, perché proprio io mi sento male, mi ricordo quando ero al liceo che facevo sega a scuola per andarmi a rivedere per l'ennesima Bianco, Rosso e Verdone. È così, è una dipendenza. Vedo un po' tutto in realtà, però insomma ci sono dei registi ai quali sono proprio affezionata, è così. Se solo tu non odiassi me, sai dentro e fuori dalle righe dei tuoi guai, e ruberò per te la luna se il buio ti farà paura. Se non puoi.